Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non posso usarla più di tanto perché sono le 4:52. Ci siamo svegliati alle 4:30 e questo è facilmente intuibile dalla mia faccia. Oggi è domenica 13 maggio e ci sarà la gara di Superbike a Imola. Quindi indovinate un po' dove stiamo andando. Tra l'altro abbiamo il treno a termine alle 6:45 e la metro apre alle 5:30. Quindi anche questa mattina si fanno le corse. Amore mio! Mi pare che non c'è nessuno, no? Ai treni! Mi piacciono i treni! Ai treni! Arrivati, appena scesi dal taxi ci siamo incontrati con Matteo che ci ha, io intanto lo ringrazio, che ci ha dato i pass, i proprio VIPs. Voi pensate quanto riutilizzerò a fare perché già il set dei chats è bellissimo. È ora di andare al circuito. Sei elettrizzato per questo? Magino. Guardate che bellino che è lui. Il set è pure il 33 dei Melandri, eh. Che culo. Sarebbe da trovare Luca, soltanto che tipo entra tra 3 minuti. Sei pronto? Carico? Carichissimo. Va che te faccio vedere un paio di traiettorie che t'ho visto su un paio. Fate da fuoco perché avete vinto i vostri titoli mondiali, quindi sì, esatto, a fine esatto. Gara, a fine warm up vedete dove c'ho quel decimino. Bravo, da recuperare. Adesso no. Ti guardiamo e dopo diciamo. Ah, a quello non ci avviciniamo perché sennò è completamente finita. Niccolò se lo siamo perso come giusto che sia perché c'ha la maglietta Kawasaki. Però damogli lo sto gas, Così che sei uscito sulla roba. Siamo entrati dentro l'ospedale, mi sono appena accorto di una cosa che prima non è che ci sta a fare. Dove vedete la gente come è vestita, guardate. E poi tutto d'un tratto, bam, cade lui che è guardatissimo. Io sono uno spione. Disagio, un sacco di disagio. Infatti manteniamo le distanze che è meglio. Il discorso tra me e te, tra noi, tra io, youtuber e voi iscritti di Spawn è privilegiato. Cioè, guardate dove l'hanno fatto arrivare. Io la verità che tu un tazzo perché le vergogni della maglietta. Tazzozzo. Io posso dire solo che comunque questa così, maglietta. Così copri. Ci siamo rifocillati. Hai detto che sei rifocillato pure troppo. Hai mangiato una bottiglietta d'acqua. Hai mangiato una bottiglietta d'acqua, ma nel senso pure la plastica. Gli hai sventrato completamente la pizza. Una bottiglietta d'acqua, una cosa, un pezzettino di pizza, così veloce. Capito? Non c'era molto. Adesso ci andiamo a vedere. Direi che è pure ora, qualcuno che gira. Chissà perché quando passano loro tutti fischiano. Tu lo sai perché? Ci abbiamo loro che passano su rettilineo, quindi figata. Tra l'altro lì ci abbiamo lo schermo, così almeno riusciamo a vedere tutto il circuito. Anche qua possiamo notare rosso ovunque e un puntino verde. Perché me lo porto appresso? Perché? Stanno per partire. La gara bisogna vincerla, sennò questo che cacchio se lo sente. Esattamente quella, la faccia dice tutto. Stiamo assistendo ad uno scontro Rea Davis, niente male. Sei teso? Sei molto teso? Troppo me l'hanno caduto, però per fortuna non si è fatto niente. Apri! Guarda, Rea ha preso un secondo e 8 di vantaggio. A me che non fa cavolate, la vedo tosta, riprendo. Secondo posto per Charles. Gara spettacolare. Bello, bello tutto, è stato infinitamente spettacolare, bagarre. Yes. Spettacolo, quando si mangia? Guarda che tocca andare a svaligiare l'ospedale di Ducati, su. Che bello, regà, parlà e mangia anche vicino a Deligna. Ma che soddisfazione.
Appena uscito dall'ospedale di sono Magna del Mondo. Qui dietro lo potete vedere dalla gente, ci sta Chaz. Che avevamo l'opportunità di farsi una foto con Chaz. Tanto che coraccio, una marea di gente, pure lui vorrà mangiare, vorrà riposare, quindi lasciamolo stare, tanto noi già averlo visto di persona, di averlo visto girare è già tanto. Adesso invece ci dirigiamo da Luca Salvatori, la mezz'oretta dovrebbe correre, quindi magari sta concentrato, se sta riposato, sta a fare le sue cose da pilota, insomma. Possiamo vedere come anche dopo aver fatto miliardi di gare, questa è la faccia di un pilota che deve fare. L'ansia che galoppa proprio. Mettersi così e noi siamo sugli spalti a fare il tipo per te. Dai, vabbè, ma che lasciate le trappole. Luca, ti rubo un po' d'acqua, non te ne dispiaccia. Ci stavo prima io. Va per iscritti. Chi c'è più iscritti può utilizzare l'acqua. Ok, da Luca ci siamo passati per incoraggiarlo. Secondo me non ha funzionato granché. Secondo te la sua faccia che cosa diceva? Sprizzava merda. Sprizzava paura del tifone. Adesso andiamo sulle tribune e andiamo a fare il tifo per lui, perché parte dalla terza posizione. Però ha detto che così non sente proprio la moto al massimo. Quando va a frenare con l'anteriore fa dei bellissimi stoppi. Quindi ha detto che ci va messa dell'ignoranza. Secondo me Luca sono tutte stronzate. Secondo me sei. Però c'è da dire che col bagnato andava forte ed è così che tutti, ha fatto la pole. Però possiamo tutti buoni col bagnato. Tutti esatto. Buoni col bagnato dell'altri. Esatto. Aia. La partenza non è andata molto bene. È undicesimo perché purtroppo ha stallato. La gara finita. Purtroppo questa partenza in cui l'elettronica insomma non ha lavorato proprio come doveva. Alla fine la cosa importante di questa giornata è, secondo me, comunque che Kawasaki abbia rotto il culo a Ducati. Grazie mille a Matteo per questo splendido regalo dei pass e della giornata. Taxi. E a proposito, ma il taxi dove ci dovrebbe venire a prendere? Qua. Se tutto è andato come deve andare, ci vediamo sul treno. Secondo me qua dentro fa la fine dei sorci. Sì, io lì vedo i buchi. Ma secondo me è tipo a trappolone. Quando parte si apre. Ma perché non ci siamo messi qua? Perché c'è sto spazio, dobbiamo parlare e poi dobbiamo loggare. Poi c'è tutto quello di cui hai bisogno. L'importante c'è, è non premere il bottone rosso. Rumori strani. Assestamento. Sentono. È assestamento questo. Secondo me sta assestando un po' troppo. Tanto da qua a Bologna un attimo. Ma fatti dove ci vuole, eh? Sto sui cazzi miei. E fammi venire a vedere. No, non te ne cazzi tu a te. Io gli ho detto di scegliere la sua parte. Dai che si svuotola. Ma immagini se apre. Dovesse essere la lontananza. Se svuotola. Anzi, sta tranquillo. Se l'importante è che ti tieni. I buchi non. Porco. No, è un'esperienza mistica. Io ti tengo alle telecamere solo perché spero che il vagone si stacchi e l'altra della GoPro rimanga a me. T'anticipi, cominci a pregare, che fai? Sto a lasciare le scarpe, idiota. Anche questa volta ci facevano tutte delle grasse risate. C'era questa mamma era apprensiva, missa dittatoriale. Aveva un iPad e ogni figlio aveva un iPad. Un bambino che stava studiando, uno dei tre, dice: mamma, è un'ora e mezza che studio, posso fare 20 minuti di pausa? No, non credo proprio. No, penso che 10 minuti di passi ne avanzino. Dopo un po' la bambina si fa: mamma, funziona internet, che me lo vuoi attaccare? No, non ne hai bisogno. Lì dentro hai tutto quello che ti serve. Poi ha detto questa cosa a tuo fratello. La bambina gli ha detto un attimo. Non era giusto. Ragazzi, il video termina qui. Io spero che questo SBK vlog vi sia piaciuto. Qua sotto in descrizione trovate tutti quanti i link per i miei social, soprattutto Instagram, mi raccomando. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video e ciao. E io vorrei sapere per quale motivo dovrei andare in giro con uno così. Ho caldo. E tu così risolvi? Per il momento sì.